Ah, torniamo in diretta dopo l'Inno d'Italia, ovviamente ci teniamo tantissimo, poi siamo anche pronti ai mondiali, quindi ha voglia a sentirlo questo Inno d'Italia, speriamo che i nostri ragazzi possano cantarlo e qualcuno non faccia il contestatore come spesso accade. Buongiorno, cosa vuoi iniziare subito a parlare? Vuoi dire buongiorno, buongiorno a me? Buongiorno Antonella. Non lo so, guarda, no, è impazzito. Sei partita con l'Italia. E forse penso che ci rimarrà solo il canto, perché senti, visti con le amichevoli non penso che fai una grande figura sul canto. Ieri ti ho sostituito con Amedeo Goria. Ma tu ti pensi che... Ho avuto modo di intervistarlo qualche anno fa su Al Passetto in Ancona, che venne su per un discorso delle bocce. E invece io poi le amicizie me le tengo. Ieri ho mandato un messaggino a Amedeo, ti posso telefonare? E mi ha detto ok. Ma certo. Un po' però in diretta mi fa sì, però facciamo presto. Non posso stare a livello di Goria, sono un umile cronista di diciamo di strada marchigiana. No, ma mica per te, perché le amicizie vanno coltivate. Certamente, ci mancherebbe altro. Ma oggi... Mazza, oh, se sta pesante oggi. Ma hai visto che ti ho portato un ospite illustre, sì. Sì, però io la sua arte non la vedo, non la tocco, non la assaggio. L'andremo ad assaggiare in tempi non sospetti, visto quello. Cioè, gli ospiti che vengono qua senza niente, cioè, veramente. Per me è no, come X Factor. A proposito di X Factor, il fatto che abbia vinto Suor Cristina non ci è piaciuto affatto, eh. Però poi ne riparleremo. Tu ti intendi anche di musica? Assolutamente. Immaginavo. Buongiorno, nostro ospite. Lui si sta sventolando perché probabilmente ha caldo. Enzo Rossi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Non lo so, lui l'aria condizionata l'abbiamo accesa, però c'è qualcuno dall'altra parte che si sta congelando e qualcun altro qui che si sta squagliando, però vabbè. Dobbiamo rivedere, il tecnico ha detto gli ormoni, i ferormoni che avete dentro, bisogna rivederli. È tutto causa tua. È mia? No, io... Sai anche perché? Io sono maniche corte, senza calza. Ah, che dolce. Mi ha ricomprato, mica tanto. Non mi ha detto ancora che sono dimagrita. Le donne devono avere sempre, no, quella battuta, ma ti vedo bene. Però giustamente Enzo è il primo giorno che mi vede oggi. Certo. Magari domani torna. Però domani Enzo non ci siamo. Qui lunedì poi torna. Allora, buongiorno Carlo Di Giovanni, presentami il tuo ospite, visto che è il tuo carissimo amico. Allora, Enzo Rossi, giustamente, dopo che mi dicesti tu e anche Laura direttrice, sì, che ci fu un passaggio di un altro suo collaboratore, mi avete detto qualche tempo fa? Sì, beh, lui è uno dei cuochi per quanto riguarda i maccheroncini, il ristorante all'interno del centro. Mi ha chiesto di chi si trattava, non gli ho saputo dire chi, e lui ha pensato che era questa persona, perché altrimenti l'avrebbe saputo. No, quindi no. Ecco, in virtù di questo... È venuto il cuoco del ristorante all'interno del centro commerciale Porto Grande, e quindi lui... Trattoria italiana alla Campofilone. La Campofilone, esatto. E qui no. Giustamente, a distanza di tempo, è passato un mese e mezzo circa, sì, t'ho portato il titolare perché... Bravo. È lui che adesso... Devo dire che lui carinissimo, poi ci ha invitato a pranzo, quindi l'ho mangiata questa pasta buonissima, poi è arrivato anche Giorgio e Enrico, quindi a parlare anche di questo progetto insieme, che collaborate in giro per il mondo, quindi Carlo, devo dire che è una bellissima, un bellissimo connubio, anche un bellissimo progetto, il fatto, certo, di uscire fuori dall'Italia, perché credo che sia una delle... dei momenti economici più disperati dell'Italia, quindi bisogna uscire e andare, certo, a cercare il soldo, no, lui, della moneta. Lui, dopo aver fatto passi importanti, ma non ha voluto mai fare il passo più lungo della gamba, perché lo conosco per avergli fatto fare tante interviste e speciali quando stavo con Sette Gold. Mi ricordo quando venne a trovare il ministro Damiano, che testimoniò la sua presenza per quello che era in quel periodo già il problema di disoccupazione e anche quella che era la nostra capacità imprenditoriale, artigianale, marchigiana. Parliamo del 2007 o poco dopo? Sì, stiamo sui 8-9 anni fa. Poi dopo c'è stata un'altra testimonianza dell'allora caporedattore Rai del Noce, Fabrizio, sì, molto amico di Enzo, che venne a fare insomma un talk show con personaggi illustri nazionali. Quindi quello che lui mi stava dicendo prima è che ha avuto una testimonianza molto importante, dove un dottore lo ha chiamato facendogli complimenti perché questo maccheroncino lo dà ai suoi pazienti, e io penso che con i tempi che corrono, Jesse, questo penso che sia la più bella soddisfazione che poteva avere. Sono d'accordo, anche perché poi quando dice c'è la crisi, no, si vanno dando i tagli in, certo, giro anche per qualità, e certo, quindi in questo, certo, caso, certo, non mettiamo da parte la qualità. Allora, io perché dicevo il 2007? Perché in realtà il 2007 è stato poi l'anno in cui il nostro amico Enzo Rossi è arrivato alla ribalta nazionale proprio per
aver provato a vivere con i classici soldini di un operaio e si è reso conto, sì, poi in diverse interviste è uscito fuori questo fatto. Fu uno dei casi nazionali, esatto, insomma, se ne parlò tantissimo. Si è reso conto che dice, vabbè, ma i miei operai non arrivano dopo il 20° giorno del mese. Certo, come certo si può fare? Quindi lui giustamente l'ha spiegato, è arrivata la ribalta nazionale proprio per questo. Come siamo messi adesso, Enzo, con la situazione Italia? Abbiamo visto poi tutto quello che è accaduto dopo il 2007. Tu la prova l'avevi fatta, no? Già in tempi non sospetti. La crisi bene o male è arrivata 4-5 anni fa al massimo e a oggi siamo veramente al collasso come italiano medio che porta a casa uno stipendio, se riesce a portarlo a casa, perché poi c'è una disoccupazione ad altissimo livello. Da imprenditore ti chiedo com'è la situazione oggi. No, la crisi iniziò in quel lontano 2007. Purtroppo l'italiano l'ha capita un po' più tardi, sì, e ne stiamo pagando le spese. Se forse l'avessimo capita prima o subita prima, probabilmente saremmo stati fuori tranquillamente. Devo dire, bruttissima la crisi, peccato tutte quelle aziende che hanno chiuso, però se dobbiamo parlare di qualcosa di bene che ha fatto la crisi, sì, la crisi ha fatto anche qualcosa di bene. Ha ridimensionato le spese all'interno delle famiglie, probabilmente le famiglie a ragion dovuta debbono educare i figli un pochettino al consumismo, in povertà. Perlomeno questo lo dico anche per esperienza vissuta e da tutte le piccole conoscenze che mi hanno lasciato i miei nonni. Adesso io ho visto delle piccole riprese in Italia, piccole riprese che sono molto importanti anche per darci quel coraggio di ripartire e di fare, ma sicuramente purtroppo le aziende che hanno potuto approfittare perché hanno fatto investimenti all'estero continuano ad investire una cifra molto importante del budget per la comunicazione all'estero, visto e considerato che ci dà delle soddisfazioni importanti, ma oltre alle soddisfazioni ci hanno l'economia importante per poter continuare a pagare fornitori, dipendenti e fare di nuovi investimenti, magari in Italia come stiamo facendo noi oggi. Probabilmente il problema dell'italiano medio o del piccolo media impresa è proprio quella di non reinvestire abbastanza, è tanto utile di solito si mette in tasca. E questo è un errore molto grande che l'italiano ha fatto nella storia. Parlo anche di albergatori, no? Degli anni 80, 70, che non hanno reinvestito nelle proprie strutture. Fra poco continuiamo questo discorso, perché il nostro amico Enzo Rossi ha pochissimo tempo a disposizione, cercheremo di sfruttarlo al massimo, anche perché insomma ha sicuramente qualcosa da raccontarci. Torna la musica su Radio Re 9, per il nostro pungiglione torna quel mito che è stato Michael Jackson alle 12:12. Su Radio Re 9, qui si pensa già al 21 giugno che sarebbe la festa di Radio Re 9, la stiamo organizzando, poi vi inviteremo tutti quanti, sarà anche il compleanno del nostro Enzo Rossi e quindi insomma grande festa, una settimana prima il mio, Carlo, qui è una mega torta da festeggiare tutti quanti, il nostro compleanno. No, più che altro per fare i complimenti a chi gestisce attualmente questa radio, perché facendo poche cose, ma al momento giusto e nel posto giusto riesce piano piano. Grazie, questi complimenti me li prendo tutti, grazie. A prendere una parte di mercato, perché tu sai che oggi c'è una lotta anche qui sul territorio. Intestina? No, lotta più che altro tra tutte quelle che sono le concorrenze radiofoniche, per non parlare di quelle televisive. Ma chi le guarda? Ma io non le guardo. Saper lavorare sul territorio è molto importante. Vabbè, grazie. Allora, ti lascio a te fare le ultime domande. Le ultime domande, no, stavamo facendo appunto le ultime battute per parlare di imprenditoria. Quanto è difficile oggi fare imprenditoria? Questo ormai è risaputo, in Italia è veramente un disastro la burocrazia, chiaramente si parlava anche a microfoni spenti, vuoi fare un'impresa, un SPA in America, in 15 giorni hai le chiavi in mano. Sì, lui c'ha testimonianze proprio dirette rispetto in Italia, che purtroppo anche lui sta combattendo per avere altri permessi, ma l'iter che si deve purtroppo sopportare in Italia è abnorme. È tutto molto difficile, è tutto molto duro. Enzo Rossi ha oggi con la sua azienda come sta messo? Parlavamo prima anche dei dipendenti, iniziato con 7 dipendenti, a oggi quanti? Abbiamo iniziato con 3 o 4 dipendenti, poi siamo circa una ventina, spero di poter fare qualcosa nei prossimi mesi, perché se i volumi dovessero crescere come si prospettano, qualcosa si può fare, anche se bisogna un pochettino
modificare determinate piccole regole, perché io ho sempre detto che il dipendente, i miei collaboratori, operai, chiamiamoci, sono tutti imprenditori di loro stessi. Chiaro, certo. Perciò io non vorrei che funzionasse come l'americana, che può licenziare tutti quanti i giorni, però io vorrei che ci fosse più rispetto all'interno dell'azienda e fra loro, che succede spesso che qualcuno produce meno degli altri, gli altri sono in imbarazzo, loro cercano di coprire. Poi ci sono, no, anche le querelle, perché dice no, perché lei produce di meno e comunque prende come meglio, sì. Però insomma mi impegno, insomma ci vorrebbe anche un pochino più di meritocrazia in tanti ambiti e un pochino più di rispetto verso il titolare, il datore di lavoro, e quindi produrre come se stessi lavorando per la tua azienda. E difatti in azienda tengo esposta la regola di San Benedetto, che ha detto precisa, l'hai anticipata tu. Ah sì, che dice? Che ho detto? Parla, rispetto fra loro, umiltà. Mantenere tutte le attrezzature come se fossero le tue, è un rispetto che sicuramente farebbe vivere meglio, fa scorrere la giornata di lavoro, che è pesante, la farebbe scorrere con più facilità, esatto. come un gioco. Poi io dico sempre che non ho mai lavorato, qualcuno dice è vero, ma io dico che non ho mai lavorato perché in tutto ciò che ho fatto mi sono sempre divertito. Perché poi bisogna trovare il divertimento all'interno di una mansione che uno ha e... Divertiamoci, giochiamo tutti lavorando bene. Adesso bisogna dire pure che i miei dipendenti hanno responsabilità un po' particolari, tutte le certificazioni che abbiamo hanno degli incarichi, un lavoretto un po' pesante, forse meno di braccia, più di mente. Meno manuale forse, però vabbè, c'è un giusto connubio fra le due, no? C'è un pochino di manualità, ma anche... Presumo che a fine serata dia più soddisfazione a loro, sì. Perché non solo sulle braccia ma anche la testa di cui... quello di cui noi abbiamo bisogno. Qual è il mercato più importante in questo momento? L'estero? Qual è la nazione che risponde meglio in questo momento? Esportiamo pasta, ok? Sì. Chi è che risponde bene? La Cina, il Giappone, gli Emirati, la Russia? In termini di volume sicuramente stacca tutti il Brasile. Il Brasile ha capito il prodotto e lo utilizza al meglio? I brasiliani sono follemente innamorati, i nostri cugini sono follemente innamorati dell'Italia e ci danno soddisfazione grandissima. Sicuramente poi non si può parlare male dell'Asia, che sta crescendo piano piano, ma anche per il discorso di cultura, di conoscenza, esatto, del prodotto, esatto. Non perché non vogliono acquistare il nostro prodotto, ma però... perché devono essere anche indottrinate ad utilizzarlo. Certo, infatti, come dicevamo, nel medio, nell'estremo oriente stiamo già parlando con investitori per aprire questa trattoria italiana alla Campofilone, che noi siamo fortunati, ce l'abbiamo qua a San Benedetto del Tronto. Che Giorgio Ingicco ne è il proprietario, a marchio mio, lì al centro commerciale Porto Grande, esatto. Con dei risultati bellissimi, interessanti sia per chi ci lavora, sia per il consumatore finale, sia per lui che è riuscito... Anche perché c'è un buon prezzo, no? Quindi un rapporto prezzo-qualità estremamente interessante. Esatto. E abbiamo visto che nel mondo interessa anche altrettanto un prezzo veloce, come veloce poi è il servizio, perché la bellezza poi sta nel cucinare una pasta, essere servita in 2 minuti, questa è la differenza mostruosa. Ma lui mi faceva osservazione proprio ieri con un nostro, forse futuro investitore del Qatar, dice sì, siamo veloci, ma siamo anche leggeri, perché la gente, vedo che ritorna tutti i giorni, anche se occupa uffici o ha degli impegni di lavoro, e interviste fatte mi dicono che non è pesante, perciò... quindi questo è importante per chi lavora, perché poi c'è la biocco post pranzo, certo. C'è un attimo, oddio, e invece... Noi blocchiamo la biocco anche grazie al sistema di lavorazione delle materie prime, poi è stato dimostrato da 2 università italiane, con prova fatta su soggetti umani, che l'emissione glicemica e insulinica è bassissima, è proprio per questo che... Parliamo di qualità in questo caso. Grazie Enzo Rossi, davvero grazie per aver rubato del tempo al tuo lavoro, grazie a Carlo Di Giovanni che... Grazie a te. Non è proprio preparatissimo, però insomma... Beh, sulla pasta poco, ci stai, mi affido all'amico. Grazie Enzo, una stretta di mano, grazie e ci fermiamo per le news.